Grido d'allarme dell'onorevole Giorgio Assenza, che mette nel mirino la gestione della SOACO, società di gestione del Pio La Torre. Durante l'ultima assemblea, dice Assenza, sono stati riconosciuti all'amministratore delegato e alla presidente un premio che porta il costo complessivo del CDA a circa 386.000 euro. Tutto questo mentre la disponibilità liquida al 31 dicembre 2015 è di appena 2.100.000 euro. Ciò conferma purtroppo, rileva Assenza, la fondatezza del grido d'allarme lanciato a più riprese dal sottoscritto, che al di là dei numeri dei passeggeri dovrebbe imporre un cambio di rotta della gestione se non si vuole fatalmente condannare al fallimento la società. Per Assenza è un fatto positivo in ogni caso avere rinviato al 31 luglio il rinnovo del CDA. Non vorremmo però, prosegue l'esponente di Forza Italia, che questo rinvio nascondesse le difficoltà di trovare la squadra tra chi vorrebbe mettere in campo un politico da anni in disarmo rispetto a chi invece propone un rampante aspirante a tutte le cariche possibili, forte del sostegno di uno sparuto numero di supporters disposti a spostarsi da uno schieramento all'altro secondo le contingenze. Entrambi però, dice ancora Assenza, accomunati da una peculiare caratteristica, ossia l'assoluta mancanza di esperienza nel settore. Assenza, in definitiva, si augura che il sindaco Spataro dimostri la determinazione indispensabile ad anteporre il futuro dell'aeroporto alle basse beghe di partito coalizioni, indicando un nome di alto profilo imprenditoriale e manageriale totalmente svincolato da miserevoli logiche spartitorie.